Probabilmente nessuno avrebbe scommesso sul Manduria dopo il difficile momento dovuto agli infortuni, alle sconfitte, alle contestazioni. Per i bookmakers i favoriti erano sicuramente i padroni di casa, ma come spesso accade nel calcio, contro ogni pronostico ha vinto il cuore, la professionalità, la voglia di gratificare con un bel risultato i tifosi, accorse in massa al Poli di Molfetta e la città che attende un riscatto, magari a partire dal calcio e dallo sport. È così che l'UG Manduria Sport si è aggiudicata la prima Coppa Italia di eccellenza pugliese, un risultato storico da festeggiare tutti insieme in Piazza Garibaldi. È il momento della festa, mister, una bella giornata storica per questa città. Sì, innanzitutto vorrei ringraziare tutta Manduria perché siete stati veramente in tanti e soprattutto che oggi ha vinto lo sport. Nonostante fosse una finale importantissima, c'è stato un fair play da parte di tutte e due le tifoserie importante e questa è la vittoria più bella del calcio, perché veramente giocare davanti a 3.000 persone è stato bello e gli eroi sono i ragazzi, come ho detto prima, perché hanno fatto qualcosa di straordinario nelle difficoltà che nell'ultimo periodo ci hanno un po' caratterizzato. Abbiamo tirato fuori gli artigli, i denti, le unghie e quindi abbiamo fatto qualcosa di grande veramente. Ringrazio veramente Manduria di cuore perché è un momento un po' particolare per me, è stato molto vicina, quindi ho sentito veramente qualcosa e dovevo fare qualcosa per ripagare il loro affetto e penso di esserci riuscito questo piccolo passettino. Assolutamente mister, la forza di questa grande squadra, possiamo dirlo, è stata proprio la forza di rialzarsi dopo quel periodo un po' incerto e difficile per tutti. Sì, e subito dopo la sosta abbiamo avuto un po' di problematiche, come detto prima, e purtroppo in un anno calcistico ci sono sicuramente delle situazioni dove purtroppo gli alti e bassi ci sono, quindi in questo momento siamo stati bravi perché venivamo da due sconfitte e poi abbiamo pareggiato andata a Molfetta, la partita in Mesagne ci ha dato quel pizzico di consapevolezza per provare ad andare lì a Molfetta a giocarcela e l'abbiamo fatto alla grande perché questa squadra ha un cuore grande e soprattutto forse è proprio nei momenti di difficoltà che si vedono prima gli uomini e poi i calciatori. Oggi veramente ringrazio la società, ringrazio Vinci, tutti, Angelo, Francesco, e Paola Vella sempre, e insieme a tutti i dirigenti, Beppe Leonardo, Beppe Modolese, tutti, veramente tutti quanti, perché ci sono stati vicini, ci hanno, anche nei momenti di difficoltà la società ci ha dato un bel supporto e questo è importantissimo e siamo riusciti anche a creare quel legame tra società, tifosi, calciatori, staff che secondo me è l'unica strada da perseguire e di andare fino in fondo se vogliamo ottenere qualcosa. Abbiamo vinto la Coppa, sì, è un traguardo importante, ma la strada è lunga ancora. Adesso questo diciamo è un pass per la fase nazionale, si prevede un triangolare, poi quarti di finale, finale, tutto un percorso. Sì, se non erro sono triangolare, semi, quarti, semi e finale, sì. Sì, intanto sappiamo adesso che andiamo a trovare le vincenti delle altre regioni, ci tocca Basilicata e Campania, Sarnese e Sant'Arcangelo se non sbaglio. E quindi niente, un passettino alla volta, adesso. Ma c'è anche il campionato. Sì, adesso appunto dobbiamo pensare immediatamente al Racere che giocheremo sabato, oggi ci godiamo la festa. È giusto che questi ragazzi festeggiano insieme a tutti i loro tifosi, a una città e sono contento di aver portato il trofeo più importante qui a Manduria, il trofeo la Coppa Italia eccellenza, mai vinta, sì, me l'hanno detto poco fa. E sono contento, ho lasciato qualcosa perché credetemi, tutto quello che faccio lo faccio col cuore e qui ho trovato un ambiente che ha più cuore di me. Grazie. E sono felice. Grazie a voi. Grazie. Una storica giornata per Manduria e tanta soddisfazione anche per la società, credo. Sì, la nostra è grandissima. Avevamo iniziato già da ieri a essere fiduciosi perché la gara d'andata ci dava coraggio, pur giocandola con diversi infortunati. Oggi siamo andati lì, abbiamo recuperato un paio di giocatori importanti
e si è visto in campo la differenza. Abbiamo giocato bene e abbiamo dato gioia chiaramente ai tifosi, al seguito, che erano tantissimi, che ringrazio sempre, e chiaramente la soddisfazione sta per tutta la cittadinanza manduriana, no? Perché per noi era un obiettivo che ci è sfuggito l'anno scorso in casa, e quest'anno, ironia della sorte, l'abbiamo conquistato fuori. Quindi, però la festa l'abbiamo portata in piazza questa sera, quindi è stata una bella cosa. Sabato prossimo l'inaugurazione dello stadio, un altro traguardo importante per voi e per la squadra che rientra a Manduria. E questa è una cosa bellissima, sì, sabato pomeriggio facciamo l'inaugurazione, nonché la prima partita in campo, lì a Manduria, nel nostro campo, che lo ritroviamo rifatto con un manto erboso nuovo. E staremo lì tutti a festeggiare la Coppa e poi ci butteremo di nuovo sul campionato, perché è un altro obiettivo che non ci vogliamo far sfuggire. E per noi questo era un obiettivo importante, ma adesso mettiamo la testa e soprattutto il cuore anche per il campionato, perché diventa un obiettivo importante. Una grande e bella soddisfazione, Sindaco, quest'oggi abbiamo conquistato la Coppa Italia e siamo la squadra migliore della Puglia. Certo, è un successo che praticamente onora tutto l'impegno, soprattutto della società. Noi siamo molto contenti, perché riteniamo che anche la pubblica amministrazione deve fare il suo dovere, per cui proprio ci troviamo che sabato prossimo l'inaugurazione allo stadio per la realizzazione del campo di gioco. È una grande soddisfazione, ma anche per la città ha bisogno di vivere positivo, e questa è una occasione molto positiva, lo sport prima di tutto, e quindi Manduria deve farsi sentire nel mondo per le cose che riesce a fare con la collaborazione di tutti, e quindi è una grande soddisfazione. Questa deve essere naturalmente la vittoria della squadra, del Manduria, ma della città. Della città, perché basta con eventi negativi, oppure basta, evitiamoli. Manduria è una bellissima città, merita di essere rispettata e merita le soddisfazioni che ogni comune, ogni città del 2020-2024 merita. È una città che si contraddistingue molto spesso per non credere nelle proprie possibilità, e invece ce ne sono tante e bisogna metterle in campo, e sicuramente sarà un futuro migliore. Ecco, ma quest'oggi abbiamo due tifosi particolari, oltre ad essere appunto rappresentanti dell'amministrazione, siete stati due tifosi. Abbiamo tifato, sì, abbiamo tifato anche noi, eravamo anche noi a Molfetta a tifare il Manduria, super contenti della partita e del risultato naturalmente, quindi che dire, forza Manduria! Assolutamente! Sì, un saluto veloce, una giornata meravigliosa per i colori biancoverdi, per la città, come ha detto il sindaco, quindi vi aspettiamo tutti sabato allo Stadio Nino Dimitri per un nuovo inizio, e sarà sicuramente più bello festeggiare con la Coppa. Ce lo abbiamo pensato tanto, che magari l'inaugurazione potesse coincidere con questo successo. Ci siamo riusciti, bravi a loro, bravi alla squadra, al mister, a tutti coloro che contribuiscono a tenere alto UG Manduria Sport. Grazie. Un capitano, un capitano.